casa possiamo affrontare questo stesso problema se non disponiamo dell'attrezzatura di cui poi vi verrà data ampia spiegazione. E di questo, per non togliere il tempo e l'opportunità a chi mi seguirà, lo ritratterò in un secondo tempo. Buongiorno a tutti. Adesso, dopo questa situazione un po' triste e tragica, perché effettivamente la Nisax è un problema grosso e importante, vi voglio dare la soluzione ideale e interessante. Anzi, vi darò due soluzioni. Vi do la soluzione per avere un cibo sano dal punto di vista igienico-sanitario, ma vi do anche la soluzione per avere un cibo buono dal punto di vista organolettico. Perché abbiamo visto, il pesce per essere consumato crudo o parzialmente crudo, perché parliamo anche di alimenti che non per forza sono sushi, sashimi, possono essere anche una fettina scottata da parte a parte e all'interno rimane cruda, possono essere degli alimenti marinati. La marinatura non uccide questo parassita. Anzi, in ambiente acido ci sta anche abbastanza bene. La soluzione allora è, come si diceva, tutto il pesce che viene consumato crudo, parzialmente crudo, marinato, deve stare a meno 20 gradi per 24 ore come temperatura media. E qui forse basta capirlo come concetto e può passare semplicemente. Il dubbio che ci viene però è quello: ma un cibo, un alimento che è stato a meno 24 ore, per almeno 24 ore a meno 20 gradi, poi sarà ancora buono come quello fresco, o per così dire fresco? Cioè, è ancora gustoso come pesce appena pescato? Vi voglio dire di sì, vi voglio dire di sì se applico le procedure idonee e se utilizzo l'apparecchiatura idonea. Il professore accennava all'abbattitore di temperatura. La macchina che risolve tutte queste situazioni effettivamente è l'abbattitore di temperatura. Come funziona l'abbattitore di temperatura? Probabilmente voi, se siete ristoratori, ne avrete già sentito parlare. L'abbattitore di temperatura è una macchina estremamente interessante che fa due cose. Una è quella di raffreddare i cibi. Vi farò un accenno veloce. Tolgo dalla mia pentola il cibo appena cotto, tolgo dal forno il mio cibo appena cotto, non lo consumo subito perché non è un alimento che consumo subito perché non faccio espresso, può essere una minestra, può essere delle verdure grigliate, o possono essere anche dei cibi che devo preparare alla mattina per il banchetto del pomeriggio. Allora cosa faccio per avere una garanzia di un prodotto igienico? Lo tolgo dal fornello, lo metto immediatamente nell'abbattitore, lo raffreddo a 3 gradi, che è la temperatura di frigorifero. Questo processo cosa mi fa? Mi ferma tutte le proliferazioni batteriche, perché nel momento in cui l'ho cotto, l'ho portato a una certa temperatura, l'ho sterilizzato, per così dire, perché il processo di cottura è quasi una sterilizzazione, se lo raffreddo in maniera immediata ho un prodotto ancora sterilizzato, perché i batteri non hanno avuto tempo di formarsi, perché li abbiamo portati a una temperatura, per così dire, di sicurezza. Cioè, li abbiamo portati a una temperatura in cui i microrganismi non si sviluppano, per cui ho un prodotto sano. Ma un'altra cosa molto interessante, ho un prodotto dal punto di vista organolettico, qualitativo e dell'aspetto visivo ancora fresco. Ed è questa la parte fondamentale di tutta la situazione, e per cui conviene avere un abbattitore di temperatura nel proprio ristorante, perché è un'apparecchiatura che mi tratta gli alimenti e me li mantiene freschi come se fossero appena fatti. La mia minestra la tolgo dalla pentola, la metto immediatamente nel battitore, la rigenero dopo qualche ora o addirittura dopo qualche giorno con un prodotto eccezionale, gustoso, anche se fosse magari, come ho detto, delle verdure grigliate, un pasticcio, qualsiasi altra cosa. L'abbattitore però fa anche, e questa è una funzione estremamente interessante, però l'abbattitore fa anche un'altra funzione, che è quella che ci interessa in questo momento.
fa il congelamento rapido. Allora, se dobbiamo lasciare un trancio di pesce che poi dovremo consumare crudo per 24 ore a meno 20 gradi, lo possiamo lasciare in qualsiasi apparecchiatura più o meno simile all'abbattitore. Però l'abbattitore è quello invece che mi dà qualcosa in più, cioè mi dà la certezza di avere un prodotto qualitativamente ottimo nel momento in cui poi andrò a scongelarlo e a consumarlo insieme ai miei clienti o a servirlo dai miei clienti. Perché fa questo? Perché l'abbattitore fa un congelamento estremamente veloce. Se ragioniamo come i cibi contenitori di liquidi, qualsiasi cibo contiene più o meno percentuale di liquidi, e pensiamo magari a quell'aspetto che abbiamo provato tutti, mettiamo una bottiglia d'acqua o di qualche liquido in un freezer, vediamo che tende a scoppia, si rompe, salta il tappo, perché l'acqua durante il congelamento tende ad aumentare di volume, però non aumenta di volume o in maniera molto limitata se il congelamento è molto veloce. Consideriamo un cibo alla stessa stregua. Se io lo congelo in un normale freezer o in un conservatore, che sia professionale o non professionale, il congelamento dell'alimento è molto lungo, per cui magari 6, 8, 10, 12 ore. Nei frigoriferi, i freezer domestici, viene rilasciata la dichiarazione in cui il freezer a pozzetto verticale è 7 kg in 24 ore, cioè nel produttore dice: guarda che questo freezer è in grado di congelare 7 kg di alimenti nell'arco delle 24 ore. Sì, lo congela. Queste 24 ore non mi bastano per mettermi in garanzia di sicurezza comunque, perché abbiamo detto che la temperatura media deve essere di meno 20 gradi. Se congelo qualcosa in un freezer domestico, ad esempio, o un freezer che non è un abbattitore, il periodo di congelamento è molto lungo e per arrivare a meno 20 gradi ci mette parecchio tempo. E poi per essere sicuri deve rimanere a meno 20 gradi per 24 ore. L'abbattitore invece cosa fa? Congela in maniera rapidissima l'acqua che c'è all'interno dell'alimento, la fa rimanere al suo posto ben emulsionata nel nostro cibo, e nel momento in cui andrò a scongelarlo non avrò quello che magari tutti voi avete già provato, cioè che l'alimento perde liquidi. Perché non perde liquidi? Perché durante il congelamento, non avendo rotto la struttura, l'acqua rimane all'interno, salda, ben distribuita, e non ho la perdita di liquidi, che vuol dire anche perdita di sapore, perdite importanti dal punto di vista organolettico. Per quello che l'abbattitore è fondamentale per un ristoratore che vuole offrire comunque qualità al proprio cliente, perché effettivamente è l'unica soluzione possibile. Naturalmente bisogna avere un abbattitore di qualità, sono di parte, possibilmente elettrico, scusate. Assolutamente elettrico, bene. Un'altra cosa molto importante è come si va a mettere il prodotto in abbattitore. Non bisogna stratificarlo, più è basso lo spessore, più si arriva in temperatura, più si rispetta la proprietà nutritiva del prodotto. E come diceva prima Belloni, l'altra cosa importante, io nel pesce, il pesce di solito ho poco margine, in un paio di giorni devo servirlo se lo tengo a più 4 gradi. Tra l'altro oggi mangerete un prodotto abbattuto, abbiamo fatto delle piccole tartare che adesso vi arriveranno, abbattute 2 giorni fa, ok? Quindi è 3 giorni che sono a meno 20 gradi, quindi non assaggerete il pesce di oggi, se no predichiamo bene e la speriamo male. Questo per inciso. Un'altra cosa importante, dicevo, siccome il pesce avete poco margine di tempo per servirlo, si possono mettere di buona porzione. Io posso mettere già le mie tartare formate con delle formine in acciaio, le formo sulla carta da forno, le metto in abbattitore, le tengo a meno 18, un quarto d'ora prima di servire le metto a temperatura ambiente e serve un prodotto perfetto. Quindi posso anche già lavorare sia una tartare surgelata, già insaporita, con dell'olio essenziale, aromatizzato, al cardamomo, al lime, quello che volete. Quindi personalizzazione, posso fare le mie composizioni come oggi ad esempio abbiamo una tartare di tonno, una di salmone e una di branzino, 3 colori,
vado a finire il mio piatto in un attimo, lo lascio un quarto d'ora a temperatura ambiente, lo servo, è un prodotto perfetto. Quindi, ritornando comunque sul patitore, il food cost, cioè io non butto via niente, quindi riesco a tenere un prezzo accessibile, una qualità ai massimi livelli. Appunto, l'altro aspetto estremamente positivo e interessante dell'abbattitore di temperatura è quello che mi permette di organizzare bene il mio lavoro e mi permette anche di fare dei buoni risparmi, perché durante certi periodi, e questo lo impone il mercato, il pesce o qualsiasi altra materia prima tende ad aumentare di costo. Se io ho la possibilità di acquistarlo in un periodo in cui i costi sono più bassi, posso farmi, per così dire, un po' la mia scorta, bonificarlo e poi servirlo al mio cliente nel momento in cui c'è bisogno. Quello che vi ho spiegato prima dell'abbattimento positivo o diciamo della sanitizzazione dell'alimento mi permette anche in questo caso di organizzare bene la mia produzione senza avere nessun tipo di spreco, perché se un alimento è sano e gustoso, trattato bene con un abbattitore di temperatura e lo posso consumare nell'arco di qualche giorno, parliamo di un prodotto cotto, ho la possibilità di prepararlo nei momenti più adeguati. Non sono vincolato a prepararlo per forza la mattina, per il pomeriggio, la mattina, per la sera, come si fa normalmente. Si programma la produzione. E questa è una cosa non legata e vincolata per forza di cosa alle mense o alla grande ristorazione. Perché se viene fatto bene è un processo che può essere applicato dappertutto, in qualsiasi piccola, media, grandissima ristorazione, con la qualità giusta e adeguata. Però l'importante, come ha detto il nostro chef, allora vorrei fare una domanda a grande richiesta da parte dei relatori, una cortesia: alzi la mano tra di voi chi è ristoratore o ha un pubblico esercizio. Dunque, non ci sono ristoratori, quindi tutti consumatori. Allora mi permetterò di fare una domanda. Nome? Quanto le piace il pesce crudo? Tantissimo. Se no non sarebbe qua, quindi viene, aspetta la degustazione. Come sceglie il ristorante per poter andare a gustare un piatto di pesce crudo? A dire la verità, volevo imparare a farlo a casa, perché costa molto meno e ho il gusto di farlo io. Benissimo, quindi al ristorante il pesce crudo non lo chiede. Sentiamo un po'. Lei va al ristorante e chiede pesce crudo? Poche volte. Perché? Diciamo perché non lo conoscevo abbastanza e adesso siamo qui proprio per imparare, per poter fruire di questo piatto in maniera corretta, insomma. Quindi lei preferisce il pesce crudo piuttosto che il ristorante farlo a casa? Io ho una moglie comunque in gamba, però va bene sia in casa che fuori. Ah, c'è qualcuno che ultimamente è andato al ristorante e ha chiesto il pesce crudo? È mancanza di fiducia nei confronti del ristoratore o preferite mangiare a casa? No, non è mancanza di fiducia, anzi, con la tecnologia che adesso non bisogna avere paura. Beh, posso darti un consiglio? Tecnologia e professionalità convincono a... Qualcuno deve dire qualcosa? Vuole dire qualcosa? Sì, io volevo dire una cosa. Allora, potete avere un nuovo metodo per capire se mangiare pesce crudo o meno in un ristorante, chiedete se è l'abbattitore, anzi vi fate vedere informati, almeno se l'esercente capisce che ha persone informate cerca anche di non fregarvi, vi tratta con un occhio di riguardo, perché questo è molto importante, essere informati anche da fruitori di questo tipo di alimenti, quindi non da operatori, è molto importante. Più siete formati voi, più si formeranno i ristoratori di un certo tipo, siamo capiti. Questo è molto importante. Come? Volevo ritornare sulla tragicità della situazione per fare una considerazione. Chiunque intenda somministrare pesce crudo ai propri clienti
è obbligato per legge a utilizzare il trattamento previsto dalle norme in maniera da garantire la qualità e la sicurezza del prodotto. Nel nostro paese, se una persona frequenta un esercizio e si sente male, l'esercente è sottoposto a un provvedimento di tipo penale. È un reato gravissimo nel nostro paese. Dunque, se mai dovesse succedere, è o per ignoranza, o per incapacità, o per inadeguatezza dell'attrezzatura. Ma tutte queste tre componenti fanno specifico riferimento al particolare individuo. Nella maggior parte, se non nella totalità degli esercizi presenti nel nostro paese, sotto la giurisdizione del sistema veterinario italiano, che intendono somministrare pesce crudo, sono obbligati a seguire le norme per la tutela del consumatore. Sì, in merito a questo, come FIBE, ufficio legislativo FIBE, noi stiamo predisponendo un manuale per la corretta prassi operativa dei ristoratori. E nel manuale abbiamo proprio consigliato ai ristoratori che utilizzano il metodo dell'abbattimento nel proprio ristorante di segnalarlo nel menù oppure con un cartello nel ristorante, proprio perché il consumatore che sa di che cosa si tratta, se vede quel cartello è sicuramente ben disposto a mangiare del pesce crudo. Invece, se non ci fosse, vi invitiamo a chiederlo, perché come si diceva prima, molto spesso i ristoratori sono resti perché dicono: se dico che è congelato, il pesce è meno buono. In realtà, come ci spiegava appunto il rappresentante dell'Electrolux, la qualità del pesce abbattuto rimane la stessa. Quindi è una cosa positiva per il ristoratore pubblicizzare il fatto che rispetta le norme e dà da mangiare ai propri clienti degli alimenti sicuri. Sì, grazie.